Ciao a tutti i lettori di Trento Blog, io sono Dennis e siamo qui al mitico Centro Musica di Trento dove oggi inauguriamo la mia sezione con una bella intervista a Andrea, detto Potter, giusto Andrea? Ciao a tutti, eccomi qua, ciao, tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto? Un saluto a Trento Blog? Esatto. Sono felice di inaugurare allora questa nuova sezione, questo sito. Parleremo dello studio e di quello che è stato fatto in questi 5 anni qua insieme a molti ragazzi e giovani musicisti trentini. Giusto, allora iniziamo. Va bene, iniziamo. Scena DOS. Allora Andrea, parlaci un po' di questa bella postazione. Cosa succede in questa sala? Volentieri. Allora, in questa sala succede che innanzitutto ci troviamo, come abbiamo detto prima, all'interno della struttura del Centro Musica, che si trova in via Fermi 26 a Trento. E in particolare ci troviamo in due sale che sono state realizzate con lo scopo di registrare demo a basso costo a gruppi che frequentano il centro normalmente nelle altre sale, nelle altre 5 sale prove di cui questa struttura dispone. Quindi cosa succede? Arrivano i ragazzi, i gruppi muniti dei loro strumenti musicali, e grazie a queste due sale appositamente attrezzate si riesce a produrre un demo di 4 canzoni in 10 ore di lavoro al costo di 143 euro IVA inclusa. 143 euro IVA inclusa, sì. Ok. Venite con me per un tour. Passiamo dalla sala di regia alla sala di ripresa. Questa stanza è leggermente più grande del luogo dove ci trovavamo prima e qua è proprio il luogo fisico dove i ragazzi suonano e grazie alle attrezzature che abbiamo qua dentro riusciamo a scattare, come dico sempre io, una fotografia, tra virgolette, del momento musicale del gruppo. La sala dispone di amplificatori per chitarra, per basso, di una batteria acustica e di un set di microfoni abbastanza standard che ci permette di ottenere una discreta qualità di registrazione. E la registrazione avviene in presa diretta, ovvero tutta la band suona come se fosse un concerto. L'unica cosa che viene poi sovraincisa, una specie di finzione, è la voce del cantante, però di ragioni di contaminazione musicale e di rumori vari. Ma vedo qua a caso, guarda là cosa esce fuori dall'amplificatore, questo CD che abbiamo di recente realizzato grazie al contributo appunto del Centro Musica e del Comune di Trento come politiche giovanili. Praticamente è un doppio CD che raccoglie all'interno 35 brani originali di altrettanti 35 gruppi che sono passati in questa stanza. Ogni gruppo ha scelto una canzone estratta dal demo di 4 pezzi e quindi abbiamo confezionato questo bel prodotto promozionale in omaggio. Chi volesse una copia, anzi, è pregato di venire qui al centro e richiederlo allo staff, ce ne sono ancora disponibili. Ed ecco, c'è la storia, come potete vedere vi giro un po' la copertina, doppio CD che contiene 18 e 17 canzoni, dove c'è un montaggio quasi cronologico. Per esempio i Brasca Band sono stati registrati nel gennaio 2004 e i Steel Diamond praticamente pochi mesi fa, prima dell'inizio dell'estate. Vi aspettiamo per farvi avere una copia di questa compilation. Adesso che abbiamo visto le sale di questo studio, sarei felice di farvi vedere un po' la tecnologia che si può vedere, insomma, grazie al nuovo servizio offerto dal sito e anche del mio compito all'interno. Allora, innanzitutto io sono qui in veste di tecnico del suono e formatore. Cosa significa? Tecnico del suono perché si deve essere in grado un po' di padroneggiare appunto la tecnologia e tutte le tematiche che fanno parte della registrazione, dal mondo dei microfoni, microfonaggio, un po' di acustica, informatica, studio delle varie apparecchiature, ad esempio questo bel mixer medio alto bass, e questa è la parte prettamente tecnica. E poi c'è la parte invece di formazione, che è quella che mi è più cara, perché sono qui in veste di zio, tra virgolette, di amico dei vari gruppi. Gli aiuto a superare l'emozione o le paure della prima registrazione,
perché dovete pensare che è un po' come un esame, si viene messi a nudo, insomma tutti gli errori, i nodi vengono al pettine, per cui bisogna un po' incoraggiare i ragazzi, i giovani ragazzi che entrano qui. Ecco, quindi poi io durante la lavorazione del demo spiego anche perché a volte faccio delle scelte e cerco di mediare tra le richieste spesso ultrasoniche dei ragazzi e le possibilità offerte dallo studio e soprattutto dal veloce tempo di lavorazione. Ecco, e quindi per registrare questi demo servono sicuramente tanti microfoni. Dai microfoni serve un mixer che sia in grado di preamplificare questi segnali. Dopodiché viene usato oggi un computer, in particolare abbiamo un computer Apple e un software di registrazione che potete vedere, monitor di doppio monitor. Il software che sta girando è Pro Tools della DigiDesign. In particolare in un monitor potete vedere il mixer, diciamo un'emulazione virtuale del mixer, mentre su quest'altro monitor il multitraccia, che è un po' sta al posto dei vecchi registratori a nastro, le vere piste sul nastro analogico, insomma che chi ce lo ha ancora è una bella macchina. Sicuramente oggi con un computer si va a spendere molto molto meno, insomma si riesce a lavorare comodamente, insomma tagliuzzando e aggiustando i vari errori come mi tocca spesso fare, e da qui poi è derivato il mio nome d'arte simpatico del mago, e poi dal mago è diventato Potter da quando ho messo gli occhiali come il maghetto. Così vi do un'altra chicca di cultura. Ai neofiti o chi non ha mai visto un mixer da vicino, la vista di tutti questi potenziometri e queste slitte spaventa un po', e la domanda che nasce è sempre: ma come fai a capirci qualcosa? Brevemente posso dirvi che per esempio questo mixer è una macchina capace di ricevere contemporaneamente 32 segnali da rispettivi 32 microfoni, e lo possiamo vedere perché praticamente abbiamo queste linee di canale identiche che vengono moltiplicate per 32. Cosa significa? Che una volta che un tecnico ha studiato cosa c'è in una linea di canale, è in grado di moltiplicarlo semplicemente per tutti i canali disponibili. In particolare cosa abbiamo? Il preamplificatore microfonico che ci permette di aggiustare, diciamo, a giusto livello elettrico il suono che proviene dal microfono. Mandate ausiliarie che possono essere usate in questo caso per l'invio a un multieffetto o per l'amplificatore delle cuffie che è nell'altra stanza per far ascoltare ai musicisti le cose già registrate, mentre dal vivo potrebbe essere utile collegarci delle spie o un monitor da palco. Sezione di equalizzazione molto, molto bella, dispone anche di un parametrico completo. E posizionamento nel panorama stereofonico, che noi produciamo oggi fortunatamente CD che hanno il vantaggio della stereofonia, quindi abbiamo l'orecchio destro e sinistro, possiamo ascoltare i suoni da diversa direzione, e il volume di canale. Diciamo, grosso modo, io lo uso maggiormente in registrazione questo mixer, perché poi in fase di mixaggio uso il suo cugino virtuale.